Politica. Aula Pucci strapiena per il lancio della candidatura di Marietta Tidei alle elezioni europee. A dare lo start per la lista Stati Uniti d'Europa, il senatore Matteo Renzi. Ferrovia Civitavecchia-Orte. Si è svolto ieri un convegno organizzato dal Comitato Ferrovia dei Due Mari. Obiettivo: promuovere il ripristino a fini turistici e commerciali della storica linea ferroviaria. Libro. Si chiamano Ovunque sarai e Come un uragano le due opere del giovane Francesco Baroncini. Si tratta del suo primo romanzo e della sua prima raccolta di poesie. Pallanuoto. 32 minuti in cui ci si giocherà un'intera stagione. Domani alle 15:15 la Nautilus sarà ad Acilia per sfidare la Lazio nella partita che darà il verdetto alle verdeazzurre in Serie A2. Playoff sì o playoff no, alle verdi azzurre basterà un pareggio per conquistare gli spareggi promozione. Calcio, terz'ultima giornata di eccellenza con uno scontro davvero interessante. Il Civitavecchia farà visita domani, ore 11, al Pomezia. Si tratta della sfida tra la quarta e la quinta forza del campionato.